Amici di Mela Verde, buona domenica a tutti. Oggi mi trovo in provincia di Cuneo e per la precisione a Villa Falletto. E su questo potentissimo e modernissimo mezzo oggi vi porterò alla scoperta di una realtà di questo territorio molto interessante. Qui nel 1920 si è stabilita la famiglia Fiandino, che ha aperto una piccola fattoria con annesso caseificio. Ora, questa realtà dal 1920 si è ingrandita, si sono susseguite tre diverse generazioni e questa realtà è veramente interessante. Andiamo a scoprirla! In questa enorme sala di stagionatura ci sono ben 42.000 forme di formaggio. Formaggio molto particolare perché viene fatto utilizzando un caglio vegetale ricavato dai fiori del cardo. Ma qui in questa azienda non ci sono soltanto formaggi a lunga stagionatura, ci sono anche le tome. E c'è una in particolare fatta con la birra che non vedo l'ora di assaggiare. E poi una panna meravigliosa con cui si fa un burro utilizzato dai più grandi pasticceri. Ma adesso, sigla! Cari amici, come vi dicevo, oggi siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, e qui a Villa Falletto la famiglia Fiandino porta avanti da tre generazioni una fattoria che riserva delle sorprese molto interessanti. Ma adesso andiamo a scoprire i protagonisti della storia che vi racconterò oggi. Siamo all'interno della fattoria Fiandino, con me la signora Maria e Mario, che è suo figlio, uno dei titolari dell'azienda, la signora Margherita, la mamma di un altro titolare che è Egidio. Mario, questa cucina è meravigliosa, ne ha vista di storia, eh? Sì, questa cucina è stata costruita nel 1920 quando nonno Magno ha deciso di trasferirsi da De Monte, che è in Alta Vallestura, qui a Villa Falletto. Allora, intanto le signore stanno tagliando i formaggi perché più tardi gusteremo dei piatti tipici a base di formaggio. Raccontiamo i formaggi a questo punto. Cosa producete? Intanto del burro meraviglioso. Sì, quello che produciamo qua sono dei formaggi. Abbiamo una gamma piuttosto completa di formaggi col metodo Chinara, che è un metodo che abbiamo inventato noi nel 2010. Con questo caglio vegetale a base di cardo produciamo da un formaggio molto tenero e fresco a dei formaggi un po' più stagionati come il Gran Chinara. Ma come vi è venuto in mente di utilizzare un caglio vegetale? Ma è una cosa nuova o già si conosceva questo metodo? È una cosa antichissima, perché era un caglio che venne usato anche dagli antichi romani. L'origine iniziale del caglio era proprio vegetale, poi è nato il caglio animale. C'era stato raccontato che già in alpeggio, quando si andava in Alta Vallestura, venivano presi i petali del cardo, messi a macerare per coagulare il formaggio in alpeggio. Noi nel 2010 abbiamo deciso di riprendere questa tradizione e abbiamo iniziato a usare anche noi del caglio. Avete messo a punto questo metodo che si chiama? Metodo Chinara. Col metodo Chinara si fanno tutti questi formaggi. Sì, questo nome Chinara è un nome greco. La pianta si chiama Chinara cardunculus, in Grecia veniva chiamato Chinara. Il vostro cavallo di battaglia è questo. È il Gran Chinara, è questo qui esattamente. È un formaggio stagionato? Sì, in questo caso un formaggio stagionato 15 mesi, con una stagionatura quindi importante, ma proprio perché una stagionatura 15 mesi riesce a far risaltare tutti i profumi e le note floreali presenti anche nel caglio. Tanti prodotti, la materia prima è il latte. Sì, esattamente. Il latte proviene dalla nostra azienda agricola che abbiamo qui, che è un allevamento di vacche di razza bruna italiana,
che è una razza originaria dell'Alpe, una razza molto rustica. Le ho viste prima, le vacche che si divertivano, che correvano sulla neve, divertentissimo. Questo benessere animale, bisogna dirlo, è importante per avere una materia prima di qualità. Esatto. Nella nostra azienda agricola ci sono, abbiamo addirittura la musicoterapia e poi un sistema di... Cioè, voi fate ascoltare la musica classica alle vacche e loro si tranquillizzano. Sì, perché hanno fatto degli studi negli Stati Uniti, è stato provato che con una musica classica gli animali aumentano la socializzazione e aumentano addirittura gli anticorpi e quindi si ammalano di meno. Incredibile. E quindi l'abbiamo messa che rimane diffusa durante l'arco di tutta la giornata. Vengono munte due volte al giorno, alle 5 di mattina e poi alle 5 di pomeriggio. E poi c'è una curiosità che a tutti i nostri dipendenti, sia dell'azienda agricola che della parte del caseificio, noi regaliamo sempre, ma da tradizione, regaliamo un litro di latte al giorno a tutti i dipendenti, sia dell'azienda agricola che del caseificio. Il latte è tutto vostro? Il latte è per circa il 10% proveniente dalla nostra azienda agricola e il resto proviene da una ventina di conferitori che sono situati a non più di 12 km dalla sede aziendale. E grazie alla musica, grazie a questo latte meraviglioso, si produce il Gran Chinara, che è un po' il vostro cavallo di battaglia. Sì, la punta di diamante, diciamo, della nostra produzione. La punta di diamante che nasce in caseificio. Andiamo. Eccoci, siamo entrati nel cuore dell'azienda, che è il caseificio. Qui ci sono 26 cisterne che contengono 1000 litri di latte ognuna. Ma partiamo dall'inizio. Allora, il latte arriva dalla stalla. E cosa succede? Allora, il latte arriva dalla stalla. Prima di essere scaricato vengono fatte delle analisi da parte della dottoressa del laboratorio qualità. Solamente nel momento in cui tutte le analisi sono conformi, quindi il latte adatto alla lavorazione, può iniziare una vera e propria preparazione del latte per la produzione di Gran Chinara. Per cui a questo punto al latte gli abbiamo tolto la parte grassa con la quale faremo il burro. Esatto. E poi inizia invece la fase di lavorazione dei formaggi. Cosa succede? Allora, a questo punto il latte deve entrare in caldaia, viene riscaldato, al latte vengono aggiunti un siero che è il fermento. Questo fermento ha una funzione di acidificare il latte e prepararlo per la caseificazione. Successivamente viene, dopo circa 8 minuti, aggiunto il caglio. Ricordiamo che stiamo parlando di caglio vegetale fatto con i fiori del cardo, che è un po' la particolarità di questo formaggio. Esattamente, proprio così. Dopo aver aggiunto il caglio si lascia un tempo che è circa di 8 minuti, 10, di presa. La cagliata viene rotta per mezzo di uno spino manuale. Dopodiché inizia la cottura vera e propria e porta il coagulo, quindi la massa del coagulo, a 55 gradi centigradi. Il formaggio, a questo punto si può già parlare di formaggio, rimane al fondo della caldaia, del doppio fondo, in quanto è più pesante rispetto al siero, e rimane per circa 55 minuti, un'ora. Questo deposito è molto importante perché serve a spurgare e a eliminare il più possibile la quantità di siero, di parte liquida che è rimasta all'interno della massa del formaggio. Questo si chiama fagotto, viene tirato su con un telo, viene sollevato con un telo da due operatori, successivamente il fagotto viene tagliato in metà e da ogni forma, da ogni caldaia, si producono due forme di formaggio. Dopodiché le due forme che sono già state separate vengono messe direttamente in una fasciera di plastica su uno spersore. Inizia a prendere la forma in questo modo, in più viene schiacciato in modo che il siero che rimane viene ancora spurgato, giusto? Sì, esattamente. Nella sala calda rimane circa un giorno e vengono fatte tre rivoltature durante questa giornata. La fase successiva, dopo aver ovviamente controllato che tutte le acidità siano corrette, quindi usiamo piacametri e si misura anche l'acidità del siero per vedere che la lavorazione sia perfetta, viene poi portato nella fase di salatura, quindi nella nostra salamoio. Quanto tempo ci rimane? Rimane circa 25 giorni dentro in acqua e sale. E dopo 25 giorni di salamoia il formaggio viene preso e portato direttamente nel magazzino di stagionatura.
Ritrovati, siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, e qui nelle fattorie Fiandino si produce un formaggio molto buono, il Gran Chinara. Laggiù c'è Mario, l'abbiamo conosciuto, sta testando alcune forme. Sono con Egidio, l'altro titolare dell'azienda. Qui siamo nella sala di stagionatura. Esatto. Cosa avviene qui? Allora, dopo i 25 giorni di salatura, il formaggio viene portato in questo magazzino, posizionato nei depositi assi, posti scalera, e si fa riposare, maturare per i 15 mesi, per avere un prodotto perfetto, e maturare i 14-15 mesi di stagionatura. Ok, in questo periodo, in questi 15 mesi, cosa avviene? Viene controllato giornalmente, settimanalmente viene ribaltato, mensilmente il formaggio viene passato forma per forma, viene battuto con un apposito martello e si sente il rumore della battitura. Ecco, questa è una cosa che mi incuriosisce, c'è Mario che lo sta facendo laggiù in fondo. Cosa ascoltate? I rumori possono essere diversi, poi in particolare c'è un rumore pieno o un rumore vuoto. Quando si sente il rumore pieno, compatto, vuol dire che la forma è perfetta. A volte, però, durante la lavorazione, succede che il formaggio non è perfetto. Non è perfetto significa che c'è dell'aria dentro? Ci sono delle spaccature, delle crepature. Se suona vuoto, il formaggio viene scartato. Quando esce da qui, il formaggio come deve essere? Perfetto, perfetto, bello. Tanto è vero che il formaggio viene pulito ad uno con una macchina manuale a fiamma viva. Questa fiamma viva permette di dare una doratura particolare al formaggio, pronto per essere presentato sugli scaffali dei nostri clienti. Senti, queste forme quanto pesano? La media, sono nostre medie sui 38 kg. 38 kg, come si taglia un formaggio di 38 kg? Ti porto da Mario e ti faccio vedere come Mario taglia il formaggio. È l'esperto, è l'esperto del taglio. Ecco, come vedi, Mario ha già inciso il formaggio sui due piatti, adesso con un coltello chiamato unghia, adesso con altri due coltelli denominati a cuore e a spada, apre il formaggio. Vediamo. Perfetto! Sì, il formaggio è bello, non ci sono problemi. Guarda che colore. Bellissimo. Dorato. Ricordiamo che questo formaggio è fatto con un caglio vegetale ricavato dal fiore del cardo. Esatto. Che caratteristiche organolettiche dà questo procedimento al formaggio? Sicuramente un formaggio molto delicato. Nell'assaggiarlo si sentono delle note floreali e sul finale delle note molto piacevoli erbacee. Quindi questo formaggio ha 15 mesi, però è come avesse un 18 mesi, perché grazie al caglio vegetale anticipa molto la maturazione. Un formaggio senza lattosio, zero lattosio, e soprattutto non usiamo conservanti. Ricordiamo che per fare questi formaggi dal latte viene estratta prima la parte grassa, la panna con cui viene fatto un burro meraviglioso, sia salato che classico. Andiamo a scoprirlo insieme. Egidio, perché questo burro è così buono? È così buono perché partiamo dalla materia prima, il latte, di altissima qualità. Il latte viene raccolto giornalmente, viene scremato e questo ci permette di avere una panna di centrifuga non indifferente. Perché con la centrifuga si ha una panna decisamente più concentrata, a differenza della panna da affioramento. Panna quindi più pura e molto più delicata. Tant'è vero che io più che panna la chiamerei crema di latte. Pensa, Vincenzo, che nello stabilimento abbiamo una macchina che ha più di 40 anni, una macchina che assolutamente non verrà mai sostituita perché è il cuore della nostra azienda. Ha una storia, con questa macchina giochiamo a fare il burro e questo ci permette di avere un risultato finale non indifferente, con una spalmabilità e una plasticità del burro per i pasticceri perfetta. Una cosa che mi incuriosisce molto dei vostri prodotti è il burro salato. Allora, il burro salato è nato anni fa con mio cugino, girando i vari punti vendita, vedevamo burro salato, burro danese, burro francese, burro tedesco. Proviamo a fare un burro salato nostro. Abbiamo deciso di usare il sale di Trapani, delle saline Cucase di Trapani. Questo perché abbiamo deciso di uniamo l'Italia, nord sposa il sud. Siamo riusciti a creare questo burro che ci sta dando delle soddisfazioni incredibili, perché piace alla massaia, piace a chiunque, e soprattutto la pasticceria usa il burro salato.
E a proposito di pasticceria, Federico Prodoni, il nostro maestro pasticcere, ci hai fatto una crostata, guardate qui che bella. Al bigocche. Meraviglioso. Eh beh, classico. Classico. Questa è proprio classica. Senti, Federico, il burro è importante in pasticceria perché? Il burro di qualità è importante in pasticceria perché ci permette di odorare il nostro dolce e sentirne il profumo. Perché l'acqua in cottura evapora e lascia appunto, in questo caso, un profumo di mandorla. È importante perché comunque dona friabilità ai nostri impasti. Più l'impasto è ricco di materia grassa, più l'impasto è friabile, per esempio nel caso delle frolle. È importante perché in un impasto montato, la materia grassa intrappola le bolle di aria durante la lavorazione, magari insieme allo zucchero, ed in cottura danno sviluppo e volume al nostro dolce. Oggi prepariamo una frolla 50-50 fra grassi e zuccheri. Quindi mettiamo 400 g di farina, 200 g di burro salato, e adesso ti spiego il perché, 200 g di zucchero semolato. Questo burro salato è salato al 2% con un fior di sale di Trapani, e il sale è molto importante perché il sale, che è un esaltatore di sapidità, apre le nostre papille gustative e ci permette di assaporare il gusto del nostro dolce al 100%. Una volta che abbiamo gli ingredienti pronti, andiamo alla lavorazione. Quindi facciamo una montagna di farina, spezzettiamo il burro a dadini, lo andiamo a mescolare pian pianino finché non creiamo una sabbia. Aggiungiamo zucchero, aggiungiamo le uova, aggiungiamo i nostri aromi, che possono essere buccia di limone, buccia di arancia. Dopodiché facciamo il nostro panetto, lo mettiamo a riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Poi ritorna a lavorare. Ritorna sulla spianatoia, un colpo di farina, stendiamo e diamo forma alla nostra creazione. Utilizzeremo della confettura, in questo caso abbiamo utilizzato albicocche, faremo delle strisce, andremo in cottura a 165 gradi per circa 20 minuti. Perfetto, questi sono i segreti di una frolla perfetta, di una crostata meravigliosa, però noi adesso andiamo a scoprire come si fanno le tome alla birra. Ricordate che vi avevo parlato di formaggi fatti con la birra? Beh, guardate qui, ecco questa birra meravigliosa. Queste tome si fanno con e nella birra. Hai detto una cosa giusta. Allora, noi mettiamo la birra direttamente nel latte, quindi è una cosa abbastanza unica, e al latte con già miscelato di birra aggiungiamo 3 malti d'orzo diversi, uno che sa di biscotto, uno di caramello. Questo sembra quasi caffè. Esatto. Caffè, cacao. Questo qua è cacao caffè. Questi 3 vengono miscelati e poi vengono macinati e introdotti al latte assieme alla birra. Poi la lavorazione, si tratta di una lavorazione classica di una toma della nostra terra, della zona di Cuneo, viene fatta salare in salamoia e poi portata in questa cella di stagionatura. Dopo la stagionatura viene messa a bagno, come sta facendo Domenico adesso, Domenico, sì. Nella birra ancora una volta. Vengono lasciate un periodo che purtroppo non ti posso dire. È un segreto, non ce lo dirà mai. Esatto. E dopo questo, dopo un certo periodo di tempo, vengono estratte e di nuovo immerse nei 3 malti d'orzo che ti ho descritto prima. Per cui il malto d'orzo lo troviamo dentro nel latte, poi viene fatta la toma e adesso è anche l'estratto, è come se venisse impanato. Esatto, un effetto di impanatura. Che meraviglia. Esattamente. Diventa una crosta quasi croccante, completamente edibile, cioè, si può mangiare tutto. Si mangia tutto, si mangia nel tutto momento in cui formaggio. Vado a comprarlo io mangio tutto. Sì, taglio e ma sì, non esiste la crosta perché la crosta è già è formaggio. Questo è un formaggio molto particolare, ne fate altri? Sì, ne facciamo altri. Uno è fatto in modo tradizionale ed è, si chiama l'Uberge Piccin, e fa una toma latte crudo. Poi ne abbiamo un altro con l'aggiunta di curcuma che si chiama Dujaun. Poi abbiamo l'Herbie, che invece è fatto con 5 erbe di montagna. Ma questi nomi? E questi nomi sono nomi effettivamente un po' strani, ma sono nomi che derivano dalla nostra origine, e che quindi è l'Occitania. Quindi noi siamo originari dell'Alta Valle Stura, pertanto la lingua che usavano i nostri avi era proprio l'occitano, e quindi abbiamo voluto omaggiare col nome dei formaggi e la nostra tradizione. Bene, perfetto. E adesso però è venuto il momento di andare in cucina. Thank you.
E ora siamo tornati in cucina. La signora Maria e Margherita ci hanno cucinato dei piatti meravigliosi. Questa che cos'è, Maria? La polenta, pignolette. Pignolette che cos'è? Macinato, è un tipo del grano turco. Ah, è un grano turco. E poi abbiamo messo il formaggio e il burro. Tanto burro, abbiamo mescolato tutto. Per cui una polenta concia. Polenta concia, una polenta. Noi la chiamiamo così. L'altro piatto che ci avete preparato è questo con delle verdure. Queste verdure con zucchine, carote e pollo. E poi abbiamo messo un po' di yogurt sopra e il formaggio, quel chinara. Qui abbiamo fatto la fonduta. Sì. Fonduta messa sulle verdure cotte e poi abbiamo fatto il caponette, che è un pezzo di verza, sì, con dentro il formaggio. C'è una curiosità di questo piatto, che all'interno c'è anche il sorgo. Il sorgo è una specie... È il sorgo, bravo. Sì, me l'aveva spiegato prima. Perché è un cereale, sarebbe la saggina, è quella che una volta i contadini usavano, piantavano intorno ai campi e da cui facevano le scope, ma in realtà hanno riscoperto anche ultimamente che è un buon cereale. E con formaggio. E con formaggio, naturalmente. Signora Margherita, questa era la sua cucina, qua stava qui con sua suocera. Sì, esatto, con mia suocera, e l'ho avuta per un po' d'anni questa qua. Su questo tavolo di marmo cosa facevate? Facevamo la pasta, tagliatelle, queste cose qua sovente le facevamo quando c'era gente o che avevano i parenti o amici, così. Tanti ospiti. Tanti. Beh, una cucina con tanta storia, ma le sorprese di Mela Verde non finiscono qui. Sono con Giuliana Cirio, direttore Confindustria Cuneo. Oggi, Giuliana, abbiamo parlato di un'azienda che nasce familiare, che però si ingrandisce mantenendo la qualità. Questo è l'unico caso del territorio? Questa è un'azienda molto virtuosa, come questa ce ne sono molte altre in provincia di Cuneo, che riescono proprio a coniugare questi due aspetti. Cioè, se da un lato nascono come aziende familiari, il capitalismo familiare più sano, quello che tramanda anche i valori del saper fare, del condurre un'impresa come se fosse una cosa propria, dall'altro riescono ad assumere anche una connotazione industriale proprio nell'organizzazione industriale dei processi di lavoro e anche per il fatto che rispondono a seri e severi controlli di qualità e controlli anche del rispetto dell'ambiente e di tutte le normative di sicurezza. Quindi le aziende che riescono a coniugare questi due aspetti fanno grande il nostro territorio, la nostra eccellenza. Bene, questa puntata è finita, vi ricordo di seguire La Mela anche su Instagram e su Facebook. A me non resta che raggiungere il prossimo set, quello di domenica prossima. Vi aspetto, mi raccomando. C'è Mela.